Allora, la passione è iniziata. Io ho un fratello più piccolo, del 96, sono del 92, dove praticamente comprò questi giradischi e iniziò a suonare. E sentivo questa musica che all'inizio mi dava anche quasi fastidio, no? Nella camera di là, visto che tra Certo. fratelli ogni pretesto è giusto per Ogni cosa va litigare. bene. Dal che mi dava noia, passai un po' a curiosare cosa Quasi sta facendo apprezzarlo, questi pomeriggi che questo fratello passava. eh. Ok. E quindi niente, iniziai un po' a metterci mano anch'io su questi dischi qua. Capii un po' il genere musicale e poi niente, e Iniziato. mi appassionai. Serate ci andavo, ma ci Ok. andavo per altri motivi, Esatto, cioè no, che se andava alla serata commerciale no. o Certo. fossi andata alla serata latinoamericana, Quindi qualsiasi in cosa, questi insomma. contesti non ti ha mai colpito con la figura del DJ, magari, No, direttamente. neanche proprio della musica in Per la musica generale. generale. No, Ok. assolutamente era per puro Certo, divertimento, insomma, certo. poi sta parlando di quasi 10 anni fa, quindi se tanto mi dà tanto, insomma, 21 anni, 20 anni, 21 Certo. anni, quando uno Ok. inizia ad andare un po' a ballare, a Certo. divertirsi. Processo per il quale poi ti sei innamorato, no? Hai iniziato a fare proprio la tua musica, ecco. Il processo si può dire che è sempre il solito, cioè quello che ho fatto fino a ieri, cioè proprio ieri fisicamente, di mettermi a suonare nel mio Ok. studio, adesso studio, prima cameretta, ma Certo. è sempre Piccoli upgrade, quell'ambiente, certo. quel luogo lì alla fine, non è che Ok. cambia niente. Quindi è un processo che va sempre avanti. Poi ti si propone il fatto di calcare palchi, anche palchi più grossi, qualche soddisfazione più grossa, Certo. ma poi fondamentalmente quello che fai in cameretta a È quello studio è lì. quello che ti riprendi davanti alla gente poi. Ok. E come nasce, diciamo, invece la ricerca delle tracce poi che utilizzi, no? Come Allora, trovi ispirazione? Quali sono i tuoi strumenti? all'inizio praticamente un disco comunque deve piacerti, cioè Certo. ti deve trasmettere qualcosa. Poi è successo il fatto, approcciandosi anche un pochino più alle produzioni, di capire qual è la strumentazione che viene Certo. utilizzata nel disco che ti dà un qualcosa. E quindi inizi a selezionare anche quegli Ok. strumenti, quelle E drum quali sono, diciamo, machine. anche le piattaforme, no, che utilizzi? Allora, le piattaforme principali sono Bandcamp. Ok. Io mi affido molto a Bandcamp e poi il classico YouTube che veramente è. Puoi trovare veramente di tutto. Certo. Ok. Hai qualche progetto o qualche obiettivo, no, a cui vorresti ambire? Allora, sicuramente ora sto dando parecchio spazio alle produzioni da qualche anno a questa parte, fino a trovare un prodotto che rispecchi l'idea che ho io in testa. Ok. Quindi fino a quel momento, fino a che non si rispecchia quell'idea, non me la sento di uscire, proprio perché non è un po' come Ok. avere un quadro, cioè tu vuoi disegnare un Quindi siamo qualcosa. hai tante produzioni, però che ancora non ti Sì, senti di anche pubblicarle. produzioni che ho comunque fatto ascoltare, anche buone per poter uscire, stare diciamo sul mercato, ora c'è Certo. questa parola, stare sul mercato. Però se non ti rispecchiano, secondo me è un prodotto che butti fuori Certo. senza una finalizzazione. Ok, ho capito. Come pensi di arrivare a questo step? Bella domanda. Provandoci, provandoci sempre, tutti i Ok. giorni, minimalizzando sempre di più la strumentazione, i dischi, qualsiasi cosa, insomma, fino a ridurre al minimo, comunque è una Ok. Certo. riduzione. Quali sono gli strumenti che preferisci utilizzare durante la produzione? Qual è la macchinetta, no, che utilizzi Allora, maggiormente? sicuramente ho due modi di produrre il discorso macchinette, cioè poi si suddivide in drum machine. Certo. Allora, io non uso sample, cioè suoni già preimpostati, Ok. suoni fatti da Sì. altri, li sviluppo io e questo anche che Bello. mi allunga parecchio il processo per il discorso delle produzioni, ma credo che poi renda veramente unico. Valorizzi maggiormente Sì, ancora, anche perché perché crei proprio l'idea che hai in testa, no? Creandolo proprio a da zero, 360 appena. gradi rispetto a chi poi c'è chi sviluppa anche i Certo. sample, quindi benissimo, però lì proprio parti da zero, si può dire. Ok. E si parte, che ne so, una drum machine mi piace tanto, sì, è la 909, ma in realtà per dire
tutti gli elementi della drum machine e li sintetizzo da dei sintetizzatori, sia analogici che anche VST. Sì, E la parte invece il suono della traccia a cui stai più attento, no? A cui ci tieni maggiormente. Quella cosa lì su cui no ci fai più attenzione, se c'è. Allora, onestamente parlando è la drum, proprio, è appunto proprio la drum. Però anche tutto il resto dei suoni comunque sono... fanno parte del groove, certo. Perché comunque facendo il genere, un genere techno, è tutto un insieme, un groove. Se c'è un suono che è spostato, che non ci sta bene all'interno, esatto, molto peggio. Sì. C'è un'altra passione che avresti voluto coltivare se tuo fratello non ti avesse fatto conoscere? C'è un'altra passione fuori dalla musica, intendi? Sì, fuori dalla musica. All'interno sempre della musica. Cioè, che non sia, ecco, suonare o produrre musica, ecco. A me piace, per dire, cioè, che poi la coltivo anche quella. Okay. Non si dorme la notte, ma le passioni vanno coltivate tutte. E è il Brazilian Jiu-Jitsu. Okay. Che è uno sport dove io invece in pausa pranzo, invece che mangiare, vado ad allenarmi. Ok, quindi... ottimo. Riempi al massimo. Sì, poi per ora l'ho finite le passioni, chissà, in un futuro. Non si sa mai cosa ci può aspettare. So, certo, esatto. Io ora ti ringrazio, spero ti sia trovato bene qui a One Hour. Ringrazio voi veramente, perché dal pranzo a tutto è stato veramente... Al pollino cucinato ad hoc. E quando vuoi passare siamo qua, grazie mille. Grazie.